Fred Film Radio, sono Matt Micucci dalla Festa del Cinema di Roma 2021 in compagnia del regista Sergio Rubini, grazie per essere qui con noi, che presenta il film I Fratelli De Filippo qui al Festival, un film bellissimo. Ma la prima domanda è un po', diciamo, più generale, anche per il pubblico, diciamo, internazionale, sarà sottotitolata questa intervista anche. Cosa hanno rappresentato I Fratelli De Filippo, secondo lei, per, diciamo, l'evoluzione dell'arte italiana, non solo il teatro italiano? Beh, diciamo, loro hanno riformato il teatro, la cultura italiana, perché ci hanno indicato di partire dalla realtà, di affacciarsi alla finestra, di guardare ciò che si vedeva dall'esterno della finestra e di raccontare. Quindi, diciamo, hanno divulgato il realismo, no? Questo è molto importante, perché hanno, come dire, sono quelli che hanno dato inizio al Novecento per certi versi, liberandosi di tutti gli ammennicoli dell'Ottocento. E poi è una storia questa tipicamente italiana. Adesso tu mi dici che la tua è una radio anche che va all'estero, questa è una storia veramente tipicamente italiana, perché la condizione di De Filippo è la condizione per certi versi tipica anche italiana, cioè il fatto di partire da una condizione di un po' di emarginazione, di isolamento, di difficoltà, e poi riuscire invece, grazie al talento, alla tenacia, all'abnegazione, a raggiungere in qualche modo l'obiettivo e ad affermarsi. E poi con questo film che io ho visto, mi è piaciuto tantissimo, per lei era molto importante anche raccontare la parte umana, il volto umano dell'arte, come l'arte comunque può nascere dalle ferite del Assolutamente. Passato. Assolutamente, volevo raccontare questi artisti che riescono a trasformare le loro ferite in arte, e quindi, diciamo, odiamo chi li ha fatti soffrire, ma grazie al cielo hanno sofferto, perché poi è in virtù delle loro sofferenze che hanno prodotto i capolavori che hanno prodotto e che ci hanno regalato anche la spensieratezza che, per esempio, ci ha regalato Peppino nelle sue interpretazioni al cinema. Insomma, è una storia bella, e volevo raccontare come questi tre monumenti, perché in Italia questi tre fratelli sono tre monumenti, sono stati in realtà tre giovani spregiudicati, rivoluzionari, anche donnaioli, riformisti, e volevo raccontare la loro giovinezza, perché delle volte li vediamo così grandi e pensiamo che sono sempre stati così, invece sono stati molto normali, pieni di contraddizioni anche loro, però hanno avuto tanta tenacia, tanto coraggio, e alla fine in qualche modo sono riusciti ad affermarsi. Ho sentito che il lavoro è durato 7 anni. In questo periodo di tempo com'è cambiato il progetto e com'è cambiato il suo rapporto con i fratelli De Filippo? Beh, io, diciamo, ho lavorato 7 anni a questo film, ma grazie al cielo ho fatto anche altro. E quindi, diciamo, oggi quando vedo però il film, pur essendo partito tanto tempo fa, lo ritrovo abbastanza simile a come mi immaginavo di farlo. Trovo di essere riuscito anche a mettere sullo schermo le ragioni per cui 7 anni fa avevo deciso di raccontare questa storia. Per cui, sai, delle volte fai dei film e poi quando li realizzi alla fine li vedi e non ti assomigliano più. Invece, sebbene siano passati 7 anni, questo film continua ad assomigliarmi. Grazie mille. Grazie a te. Questo è Fred Film Radio, The Festival Insider.